Saca. Vai, vai. Che bello, tiene qualche segnalatore addosso. È illegale. Eh? È illegale. Perché è illegale? Illegale. No, no, tiene il segnalatore per i cani, cioè tiene i cani. Ogni tanto quel segnalatore fa il beep e fa capire dove stanno i cani, capi? Perché così non lo puoi perdere. Oltre al campanellino, sente questa cosa che fa pipi, pipi. È un rumore molto forte che si lo trovi, hai capito? Stanno le tre persone a pere, stanno aspettando che assaggiano un poco. Ma sul fatto era facile, perché ti ingartare? No, perché il gradino mi ha fatto male alla spalla. Ah, te. Come è salito botta. Sul gradino, bam, ci c'è fatta la botta alla spalla. Perché quello mo si è riempito, non era scavato come è normale. Normalmente tu a centro non ci puoi proprio passare, devi passare sui lati. Però con la pioggia che c'è stata si è riempito. E poi il Vesuvio quando è bagnato c'è più aderenza. Ha voglia, lo vedo. Hai capito? Così è divertentissimo. Invece normalmente è così farinoso, così sabbioso che non ci sta per niente aderenza. Tu la scavi e basta. Aramis, non ci stai più? No. Mimmo, da qua in poi è asfalto ed è il punto dove controllano. Ah. Allora, noi ci facciamo un piccolo tratto, se vediamo che, una cosa che non va, torniamo di nuovo qua, prendi un riferimento per capire dove è l'ingresso e si prosegue di là. Okay. Proseguendo di là devi sempre scendere e ci troviamo al punto di partenza, seppure dovesse essere qualcosa, ma sostanzialmente loro si stanno a perocapanda, perciò non basta che ce ne andiamo a passo d'uomo. Vabbè. E non abbiamo problemi. Se vieno pochi faccio a loro.
riesco a mettere a posto. Però diventa difficile, riesco a metterlo a posto. Riesco a metterlo a posto. Thank you.
Yeah.
da Vesuvio. Che è? Mica si è stancato? Un pochino, non devi dire a chi.